Preghiamo. O Padre, che chiami tutti gli uomini a essere tuoi figli in Cristo, concedi alla tua Chiesa di confidare solo nella forza dello Spirito per testimoniare a tutti le ricchezze della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Amos. In quei giorni Amasia, sacerdote di Betel, disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare. Ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno. Amos rispose ad Amasia e disse: non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui. I suoi passi tracceranno il cammino. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi. Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.
In Lui siamo stati fatti anche eredi predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, ad essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver creduto in esso, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Parola di Dio. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualunque luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Dopo l'alleluia abbiamo ripetuto queste parole che io rivolgo al Padre come preghiera. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. La parola che è stata proclamata ci aiuta a capire a quale speranza siamo stati chiamati. Perché vedete, spesso la religione è vista come un'appendice della vita. Sì, se c'è un po' di religione fa bene, ma non troppa evidentemente, ma insomma il Papa, la Chiesa, sì, ma insomma quando ci fanno, ci danno i consensi, quando ci dicono che siamo bravi, ma non più di tanto. Vedete, Gesù è venuto a fare una cosa al mondo, a realizzare un progetto straordinario che gli uomini non hanno ancora capito. Forse noi Chiesa non siamo ancora stati capaci di rivelare,
Ma Papa Francesco ce la mette tutta per rivelarlo, perché Gesù è venuto a chiamare l'umanità intera, gli uomini, alla vita eterna. È venuto per sconfiggere il nemico che è la morte. E prima di Gesù la morte li portava, tutta l'umanità la portava nel suo regno di morte. È Gesù che ha riaperto con la risurrezione quel passaggio e è venuto a chiamare gli uomini a entrare nel regno, a tornare nella casa del Padre. E per far questo è venuto Lui a rivelarci il Padre, a rivelarci che Dio è amore misericordioso. E Gesù ha voluto questo santuario proprio per ricordare agli uomini di oggi e agli uomini di domani, che Dio è un Padre che ama i Suoi figli e che li vuole con sé. E per questo ha mandato il Figlio Suo a morire per noi. E allora, vedete, Gesù è venuto a realizzare qualcosa che durerà nella storia, nel tempo. Gesù non era come un profeta che è venuto, ha annunciato e poi è morto. No, Gesù è venuto a realizzare un progetto che prevede per l'uomo la risurrezione e la vita eterna. Ma non per l'uomo soltanto del suo tempo, ma per l'uomo di ogni tempo, fino alla fine del mondo. Per questo Gesù ha creato la Chiesa, ha voluto la Chiesa, perché sia la Chiesa, il fondamento sono i 12 apostoli, che continui l'opera di Gesù, che continui ad annunciare agli uomini l'amore di Dio, che continui a chiamare gli uomini a entrare dentro questa relazione d'amore con Dio, che inizia qui, nel suo regno, perché Gesù ha portato il regno di Dio sulla terra. Cioè, quel Dio che era distante per gli antichi è diventato uno di noi in Gesù e ha messo casa tra di noi. La Chiesa che cos'è se non la comunità dei figli di Dio? La comunità di coloro che sono rinati dal fonte battesimale e camminano con Gesù. E allora il Vangelo di oggi ci presenta Gesù che chiama i dodici e prese a mandarli a due a due. È un po' il tirocinio che fa Gesù con gli apostoli, gli insegna il mestiere. Luca ci dice che li aveva chiamati dopo una notte di preghiera. La mattina, dice Luca al capitolo 6, versetto 15, dopo una notte di preghiera li chiama tutti, tutti e dodici. E in quella notte di preghiera, evidentemente, io penso che Gesù non solo ha chiamato i dodici che erano i suoi apostoli, ma anche i loro successori e anche coloro che verranno. Nello sguardo lungo di Gesù c'eravamo tutti, anche il nostro vescovo Gualtiero, e anche io c'ero, perché anche io chiamato ad essere successore degli apostoli. E dopo che Gesù li ha tenuti con sé, vedete, Gesù non ha aperto una scuola rabbinica per insegnare la legge di Mosè. Gesù ha voluto con sé gli apostoli che camminassero con lui notte e giorno, perché doveva insegnare loro a vivere da figli di Dio. Non doveva insegnare una teoria. Capite, anche noi, chiesa, parroci, siamo chiamati a fare il catechismo ai bambini. E io mi ricordo, quando ero parroco, il titolo del catechismo era Catechismo per la vita cristiana. Il Concilio aveva capito, intuito, che il catechismo non era una dottrina da imparare a memoria, ma era una vita da imparare, una vita da vivere. Noi purtroppo siamo rimasti al catechismo delle nozioni, e la vita è andata avanti per conto proprio, diventando anche noi cittadini di un mondo che ha perso la fede.
E allora Gesù li tiene con sé e dopo un anno che stanno con lui li manda a fare esperienza, due a due. L'evangelizzatore non va mai da solo, perché è una comunità che cammina. Sono due testimoni di una parola che ha colpito innanzitutto il loro cuore e che li spinge ad annunciare. E a loro dà delle indicazioni precise. Portate solo un bastone per appoggiarvi, ma anche forse per difendervi dagli animali feroci. Solo i sandali e nient'altro. Affidatevi alla provvidenza. Bussate, chiedete l'elemosina, fatevi mantenere dalla generosità della gente. Ordino loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro, ma di calzare sandali. E diceva loro, ecco il messaggio, che cosa devono dire? Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di là. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro, cioè non ci sia niente da spartire con coloro che vi rifiutano, nemmeno la polvere. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Gesù dà loro potere. E la prima parola, il primo comando, che la gente si convertisse. Vedete, questo è il fondamento della vita cristiana. La conversione non è avvenuta mai una volta soltanto, non avviene mai una volta soltanto. E da che cosa dovevano convertirsi gli ebrei del tempo di Gesù? Dovevano uscire da un modo di vivere umano ed entrare dentro un modo di vivere divino. Il regno di Dio era venuto con Gesù e allora dovevano convertirsi dal modo umano di ragionare, di valutare, di ricercare il potere, la gloria, gli onori, e dovevano convertirsi ad un modo diverso di ragionare, guidati soltanto da quel comandamento che Gesù mette a fondamento della legge: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E vedete, questa è la conversione di sempre, convertirci all'amore per essere cittadini del regno ed essere figli di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora rispondiamo alla parola che il Signore ci ha donato con la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dio in Gesù ci ha benedetti con ogni benedizione. Accogliamo questo dono per essere anche noi strumento della sua benedizione e innalziamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera. Diciamo insieme: donaci la tua benedizione, Signore. Donaci la tua benedizione, oh Signore. Per la Chiesa e per tutti i missionari, siano fedeli nell'ascolto della parola e franchi nell'annuncio per farsi prossimo a ogni persona cui sono inviati. Preghiamo. Donaci la tua benedizione, Signore. Per i capi delle nazioni e per i loro governanti, abbiano un cuore retto e aperto al bene dell'uomo, affinché non sia ostacolato nelle loro terre l'annuncio del Vangelo. Preghiamo. Donaci la tua benedizione, Signore. Per quanti sono prigionieri dei risentimenti, delusioni o hanno subito la violenza di parole cattive, l'ascolto della parola evangelica li liberi da ogni odio e rancore. Preghiamo. Donaci la tua benedizione, Signore. Per tutti noi, radunati nella celebrazione della Pasqua di Gesù, l'ascolto della parola e la condivisione dello stesso pane eucaristico ci purifichi e rafforzi tra noi legami di fraternità. Preghiamo. Donaci. Padre buono, tu ci chiami ad essere santi in Cristo, dimorando stabilmente nel tuo amore. Ascolta la nostra preghiera, accogli anche i desideri nascosti nei cuori e attua anche per noi le tue promesse, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Sei Tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della Sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella Tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Benedetto, la Beata Speranza di Gesù e tutti i Santi, che in ogni tempo Ti furono graditi e in Gesù Cristo, Tuo Figlio,
canteremo la tua lode e la tua gloria per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una e io so. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Come dicevo all'inizio, questa è l'ultima celebrazione, almeno per questo tempo, dal Santuario dell'Amore Misericordioso. E allora, a conclusione di questo lungo periodo, la famiglia dei figli e delle ancelle dell'Amore Misericordioso, insieme al Vescovo della Diocesi Gualtiero, ringrazia di cuore la CEI e TV 2000 per questo prezioso servizio. Ma oltre alla CEI e a TV 2000 ringraziamo anche tutti coloro che hanno contribuito, come le corali che sono venute e si sono alternate, coloro che hanno diretto i cori, i cantori appunto, gli organizzatori e anche i tecnici della televisione che sono stati qui con molta pazienza anche con noi che abbiamo preceduto le celebrazioni. Grazie a tutti di cuore e un grazie di cuore e una richiesta di preghiera anche agli amici che attraverso la TV si sono fatti devoti di questo santuario e forse anche amici
E allora un caro saluto. Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente e misericordioso vi benedica e vi dia il dono della vera sapienza portatrice di salvezza. Vi illumini sempre con gli insegnamenti della fede e vi aiuti a perseverare nel bene. Guidi i vostri passi nel cammino verso di Lui e vi mostri la via della carità e della pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie.